Ciao ragazzi, io sono Red e bentornati da M Tactical Shop. Oggi vi mostrerò quelli che, a mio parere, sono gli accessori essenziali, e sottolineo essenziali, che io andrei a montare sulla mia replica. Toglieremo quindi dall'equazione tutti quegli accessori che servono per abbellire il nostro fucile, per andare ad aumentare il tactical drip e tutte quelle cagate che non sono minimamente essenziali e non vanno a migliorare la nostra performance in gioco. Ci andremo quindi a concentrare solamente su quei prodotti che vanno effettivamente a migliorare la vostra performance in gioco. Sigla. Avete visto questa replica? Non notate niente di strano? Esatto, è stata equipaggiata esclusivamente con prodotti disponibili da M Tactical Shop, il vostro negozio di fiducia per tutto quello che riguarda attrezzatura militare, soft air, outdoor, tactical e kayak. Trovate ovviamente il link in descrizione o potete trovarci direttamente con mtac.it. Quando si parla di accessori bisogna mettere le mani avanti e dire una cosa molto importante. Ognuno ha delle necessità differenti, quindi ci sono determinati accessori che per alcuni sono essenziali e per altri no. Uno di questi potrebbe essere per esempio un puntatore laser. Ci sono giocatori che passano la loro intera vita non utilizzandoli mai e altri invece che li usano costantemente. Insomma, faremo una discussione completamente oggettiva, rimuoveremo la soggettività, quindi non importa se siete destri o mancini, non importa se avete l'occhio destro o sinistro dominante e non importa nemmeno se al posto di gambe ne avete tre. Però buon per voi. Ad ogni modo, quella che avete davanti è una replica full custom e gli accessori che a mio avviso sono essenziali sulla replica sono quattro e li andremo a vedere insieme. Non serve aver giocato soft air da tanto tempo per sapere che il primo elemento della lista è sicuramente il sistema di puntamento. Questo può essere rappresentato sia dalle tacche di mira che, in versione molto migliore soprattutto sui fucili, un sistema di puntamento optoelettronico. Per sistema di puntamento optoelettronico parliamo di un mirino laser, come si tende a dire in gergo. Ovvero un sistema che, posizionato sul rail superiore della vostra replica, vi permette di andare ad allinearvi col bersaglio avendo un pallino rosso al suo interno. Quindi vediamo un pallino rosso qui dentro, a noi basta posizionarlo esattamente sul nostro target, andare a fare fuoco e lì andrà il pallino. Ah, Red, ti ho sgamato, mi hai mentito, hai detto che sarebbero stati solo prodotti essenziali, ma io ho già un modo di mirare sulla mia replica, ho le tacche di mira, stupido coglione di merda. Un po' troppo. Sì, è vero, la maggior parte delle vostre repliche, una volta acquistate nuove proprio, è già fornita di tacche di mira fisse, che vi permettono ovviamente di andare a puntare senza dover andare a comprare un mirino dot o olografico o quello che sia. C'è però un ma, e il ma è presto detto. Con le tacche di mira metalliche dovrete andare ad allineare tre cose diverse: la tacca di mira posteriore, quella frontale e il bersaglio. Sono quindi 1, 2, 3 punti che dovete andare a far collimare tutti insieme e a mio avviso è estremamente macchinoso, non impossibile, sicuramente non difficilissimo e impossibile da imparare a fare, ma sconsigliato a mio avviso, perché è ovviamente molto più semplice andare ad unire solamente due punti, quindi il sistema di puntamento optoelettronico col pallino rosso e il nostro bersaglio. Ma a me non me ne frega niente, lo faccio lo stesso con le tacche di mira. Fai un po' quel costai che vuoi. Al secondo posto, senza sorpresa quasi di nessuno, c'è un'impugnatura frontale. Perché un'impugnatura frontale, in questo caso addirittura angolata, quindi per l'appunto non verticale, ma che possiamo andare a impugnare con un angolo di più o meno 45? Perché il rail delle vostre repliche è liscio, è lungo, è tubolare tendenzialmente. Se non ce le potete montare perché avete una piattaforma K vecchio stile, peggio per voi, imparate a comprarvi una piattaforma ben fatta. Sto scherzando. Era una battuta. Un'impugnatura angolare sulla parte frontale della vostra replica è molto importante perché vi aiuta già all'inizio, quando dovrete prendere un po' di mestichezza con la replica, uno, ad avere sempre lo stesso modo di impugnare la replica. Mi spiego peggio. Avere l'impugnatura posizionata su un punto della vostra replica vi permetterà di andare a impugnarla qui davanti sempre nello stesso modo. Se facciamo finta che non ci sia, potrei andare, quando vado in puntamento, a impugnarla più indietro, più avanti o in generale
non andare a impugnare correttamente la replica o semplicemente andare a sviluppare un'abitudine non adatta. Bla 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 bla, il punto sostanziale è che dovete mettere l'impugnatura nella posizione giusta sul vostro paramano e andare a impugnare la replica sempre nello stesso modo per andare ad essere sempre più veloci nell'entrare in puntamento. Quindi non c'entra solamente il sistema di mira, in questo caso un mirino opto elettronico sempre da dire, ma anche come andate a portare, presentare in alto la vostra replica per andare a trovare perennemente e costantemente il vostro dot. Se non avete un'impugnatura, non l'avete posizionata correttamente o in generale la mano va sempre dove vuole, non siete così performanti quanto chi invece ce l'ha. Questo significa che se non ce l'avete assolutamente fate schifo al cazzo? Sì. PS, io vi ho fatto vedere quella angolata perché non la facciamo vedere spesso e perché voglio ricordare che ci sono le mie preferite, rimangono quelle verticali tagliate come questa, sono tutte linkate in descrizione se vi potesse interessare. Al terzo posto c'è, esatto, l'Hydra Mount, un sistema essenziale che non fa mai arrabbiare nessuno. Sto ovviamente scherzando, l'Hydra Mount non è un sistema che vi serve per forza, io ce l'ho messo dentro perché va un sacco di moda e volevo dirvi che ce l'abbiamo. Abbiamo sia questo modello che permette di montare un EOTech qui davanti o un sistema di puntamento olografico e poi dopo il puntatore laser dall'altra parte, sia il modello che permette di montare direttamente sistemi di puntamento come il T1. Se fossi interessato a saperne più vi lascio in descrizione un video dove fa appunto andiamo ad equipaggiare completamente una replica anche con questo sistema. Basta con gli scherzi. Il vero terzo posto lo prende il sistema di puntamento laser e torcia. In questo caso è un Dybal 2 ed è essenziale per tutti coloro che vogliono veramente venire presi in giro da tutti perché poi non lo utilizzano mai. Vi giuro che dopo l'ennesima interruzione poi parlerò veramente di qual è il terzo accessorio essenziale. Ho messo dentro il puntatore laser e torcia di Dybal 2 come anche Ampeg 15 o altri sistemi come il Mole eccetera eccetera e si parla spesso del fatto che nell'effettivo uno li monta sulla replica ma poi non li usa mai. Adesso, il sistema di puntamento laser e torcia è sicuramente più per bellezza che altro. Anche i migliori, e io personalmente li posseggo sia il Dybal 2 in metallo da 200 e sciufla euro, che il Mol. Sì, non ci facciamo mancare niente. E questi sistemi non sono essenziali, sono estetici, anche quelli che funzionano molto bene, perché alla fine della giornata utilizzerete sempre e principalmente solo la torcia. Wow, smettiamo di sputare merda nei commenti, lo so che questa cosa non vi piace, ma è effettivamente così. Lo so, sono anch'io come voi, metto tutto quello che si può mettere sulla mia replica e poi dopo mi lamento perché pesa. Sono degli accessori per giocatori molto avanzati e sarò onesto, io li uso in continuazione, li ho posizionati giusti, li ho tarati correttamente, ci sono delle situazioni in cui sono fantastici, soprattutto io nel CQB. Ma sono superflui. La realtà dei fatti è che una torcia è molto più utile. Poi, certo, non riuscirei mai a utilizzare la mia replica senza un sistema laser e torcia come il Dybal 2 o il Mole, perché una volta che si entra nel loop non si esce più, però non sono così essenziali. La torcia invece sì. Il laser è un accessorio in più. E perché dico che la torcia è essenziale? Perché oltre a illuminare il pallino che esce dalla vostra replica e permettervi di vedere meglio dove stanno andando a impattare i colpi, sì, non è forse ultra realistico? Ma noi ce ne sbattiamo altamente le palle, ma soprattutto vi permette di vedere negli spazi bui. Incredibile, la luce serve a vedere dove c'è il buio. Questa segnatevela sul diario di Spider-Man che avete comprato per il nuovo anno scolastico che parte. In ogni caso, ci sono molti momenti quando giochiamo a Airsoft dove, soprattutto in urbano o anche in determinate zone del boschivo, non riusciamo a vedere cosa c'è in un punto e non possiamo rischiare di avvicinarci a una zona d'ombra senza poter vedere, perché se qualcuno è lì dentro fermo, ovviamente ci colpirà prima che noi li si possa vedere. Ecco perché la torcia è il vostro migliore amico. Ah, tra l'altro la torcia la potete utilizzare anche per flashare la gente che vi sta davanti, così che loro non possono vedervi direttamente e fare un flashone e avere il vantaggio tattico. Mi è morta la luce. Vabbè, neanche a farla apposta mi è morta la luce mentre parlavo di luci nel software. Ad ogni modo il video finisce qui, io spero che vi sia piaciuto, se avete dubbi, domande o volete aggiungere qualcosa a quello che ho detto io,
c'è il box dei commenti. Lasciate un bel commentino perché ci aiuta tantissimo. Sapete cos'altro ci aiuta tantissimo? Se vi iscriveste al canale, lasciaste like, controllaste in descrizione tutto e soprattutto guardaste un altro video. Tutto in un tempo verbale inutilizzato. Sì, perché l'algoritmo di YouTube è cambiato, per fortuna o purtroppo, dipende a chi chiedete, e più video guardati, più ve ne verranno raccomandati in seguito. Quindi riuscite a rimanere sempre collegati a tutto quello che pubblichiamo. In più ci date ovviamente una mano a portarvi contenuti sempre nuovi, sempre migliori, sempre più interessanti. A proposito di contenuti interessanti, vi ricordo che potete controllare in descrizione per vedere i link di tutto quello di cui ho parlato. Li trovate ovviamente da M Tactical Shop, vostro negozio di fiducia per tutto quello che c'è nel mondo tattico, airsoft, militare, bla bla bla, l'ho già detto all'inizio. Un'altra cosa importantissima è di venirci a seguire sui nostri altri social, Instagram, Facebook e TikTok, siamo anche lì, lo so. Mi raccomando, veniteci a seguire anche lì perché vi facciamo sapere cose importantissime, come il fatto che domenica prossima, 8 settembre, saremo a Camp Phoenix per un evento importantissimo. Vi ricordo che in descrizione c'è linkato anche il mio canale personale, dove pubblico sempre contenuto relativo al mondo tattico in tutte le sue forme e colori, film e arma vera. Comunque venitemi a seguire anche lì perché è super interessantissimissimissimo. E ultima cosa, grazie per aver visto il video e aver fatto tutte le cose che ho detto all'inizio. Qui da Red è tutto, io vi ringrazio di essere stati qui con noi in questo stupendo sabato e come al solito, stay angry! Ho come la sensazione di essermi dimenticato qualcosa. La luce rossa, vero? Sì.